In questo video parleremo di una delle regole fondamentali del make-up, cioè parleremo dei chiaroscuri. Prima di iniziare voglio però dirvi il colore del rossetto che indosso, perché me lo chiedete sempre sempre, e indosso la matita labbra di Yves Saint Laurent, la numero 6. Da oggi ho deciso appunto che o vi dirò all'interno del video che il rossetto indosso, oppure lo troverete comunque linkato qui sotto nell'info box, perché me lo chiedete sempre. E iniziamo quindi con la spiegazione, perché è così importante capire quali zone schiarire e quali zone mettere in ombra, perché su questo si basa sia la correzione del viso, quindi il contouring e l'highlighting, e anche su questo si basa la correzione delle varie tipologie di occhio. Quindi ad esempio, capendo come funzionano i chiaroscuri, potete andare a correggere una palpebra calata, un occhio piccolo o degli occhi distanti. Per capire tutto questo concetto vi faccio un piccolo esempio. Immaginiamoci un di dietro, quindi sì, un sedere. Su questo sedere ci mettiamo un bel paio di pantaloni bianchi e il sedere otticamente sembrerà molto più grande, semplicemente perché il bianco è un colore che mette in luce quello che c'è sotto, quindi lo fa sembrare otticamente più grande. Al contrario, se mettiamo un paio di pantaloni neri, il nostro sedere otticamente sembrerà più piccolo. Quello che abbiamo sotto in realtà è sempre lo stesso, è solo un gioco di luci. La stessa cosa viene rapportata al make-up, perché il nostro viso e i nostri occhi sono sempre quelli, cambia soltanto la zona che andiamo a schiarire o a scurire, e quindi fa sembrare il nostro viso, ad esempio, o i nostri occhi diversi da quelli che sono realmente. Ricordiamoci quindi che schiarire significa andare a mettere in luce la parte, farla sembrare quindi più sporgente rispetto al nostro piano del viso. Al contrario, andare a scurire significherà far sembrare più rientrante la zona che stiamo scurendo. Ad esempio, se vogliamo far sembrare uno zigomo un pochino più sporgente, basterà mettere in luce la parte sopra lo zigomo in modo che sembrerà più sporgente, e mettere in ombra la parte sotto l'osso zigomatico in modo che faremo apparire otticamente l'ombra un pochino più pronunciata, e quindi lo zigomo sembrerà un pochino più sporgente. Come vi ho detto, è soltanto un gioco di luci ed ombre, perché lo zigomo è sempre lo stesso. La stessa regoletta viene rapportata anche agli occhi. Infatti, ad esempio, se prendiamo una palpebra calata, quello che dobbiamo fare è far sembrare più rientrante la zona che invece è sporgente, e far sembrare più sporgente la zona che invece sta più dentro. Quindi che cosa andremo a fare? Andremo a scurire, ovviamente leggermente, e dipende anche dal tipo di occhio, andremo a scurire la palpebra fissa che copre quella mobile in modo che sembrerà un pochino più rientrante e un pochino meno calata, e andremo a schiarire tutta la zona della palpebra mobile, che è quella coperta, che otticamente sembrerà un pochino più sporgente a quella che è realmente. Quindi andando a schiarire quella più dentro, sembreranno un pochino di più sullo stesso piano. Spero di essermi spiegata, perché è abbastanza difficile spiegarlo così a voce. Comunque sì, ho fatto come sempre l'articolo correlato sul blog con la figura per farvi capire un pochino meglio come funzionano i chiariscuri, vi lascio il link sempre qui sotto. Un altro esempio è quello degli occhi molto molto vicini. Quello che non dobbiamo assolutamente fare negli occhi molto vicini è mettere lo scuro nella parte centrale, perché mettendo lo scuro nella parte centrale gli occhi sembreranno più vicini, perché le zone sembreranno un pochino più rientranti. Dobbiamo quindi, come per l'occhio piccolo, andare a mettere lo scuro verso la parte esterna, in modo che gli occhi sembreranno più aperti verso l'esterno. Per gli occhi molto lontani dovremo al contrario andare a scurire la zona verso l'angolo interno dell'occhio, in modo da far sembrare questa zona qui più rientrante verso il centro del viso. Questo gioco di chiaro e scuri non deve essere per forza fatto con il bianco e con il nero, che sono i due colori più estremi, ma può essere fatto anche ad esempio con le tonalità del blu azzurro. Quindi se prendiamo un celestino molto chiaro, può essere il nostro punto luce dell'ombretto, e possiamo andare a scurire con un blu molto molto scuro. La stessa cosa possiamo farlo con il marrone, quindi possiamo mettere un color champagne, un color panna, per andare ad illuminare l'occhio, e un marrone scuro per andare a scurire la parte che dobbiamo scurire. Quelli che vi ho fatto sono solo pochissimi esempi rispetto a tutto ciò che si può creare andando a schiarire e a scurire delle zone. Spero comunque di avervi fatto capire il concetto, perché se lo capite è davvero più semplice andare a capire dove posizionare i vostri ombretti e i vostri blush o terre. E niente, spero come sempre che il video vi è stato utile. Se lo è stato, lasciatemi un pollicione all'insù. Ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!